Dopo 2 anni di Covid e comunque una congiuntura, diciamo, economica complicata, come sta il settore e quali sono i suoi bisogni? Il settore attraversa una fase delicata. Chi in questo momento si trova a frequentare i mercati, ma anche le fiere tradizionali del nostro territorio, vede una situazione di stanca, sia dal punto di vista delle presenze, a volte troviamo ancora numerosi posteggi e concessioni, indipendentemente dalla stagionalità, purtroppo desolatamente vuoti, ma anche dal punto di vista dei visitatori. Il Covid non solo sta cambiando le abitudini agli acquisti, anche quella che era la clientela che normalmente frequentava ai nostri mercati. Alla crisi dei consumi si accompagna anche la sensazione di una sempre minore qualità della merceologia offerta, una difficoltà, un condizionamento esterno forte in quella che può essere l'attrattività e la valorizzazione dei mercati. Siamo consapevoli e certi che questi spunti debbano essere tradotti sia in norme a livello comunale, a norme a livello regionale e nazionale. Gli attori presenti, devo dire che in alcuni casi, insomma, hanno condiviso quelle che sono le nostre scelte, le nostre strategie. Quello che diamo sostanzialmente è una continua e maggiore attenzione a questi problemi e tempi della politica più rapidi. Assistiamo purtroppo troppe volte a tempistiche che non sono adeguate a quelle del mondo dell'economia, al mondo delle imprese, e da questo punto di vista siamo consapevoli che se vanno ulteriormente in crisi i mercati rappresenta un ulteriore impoverimento per i nostri centri urbani, i nostri centri storici. La cosa principale, secondo me, e il problema principale sono il farne rispettare. Io credo che i comuni si dovrebbero fare carico di queste cose, magari noi mettendoci un attimino più a discutere con loro, perché non è possibile certe norme basilari che non vengano nemmeno applicate. Sì, sembra quasi che a volte che l'amministrazione ci ignorino completamente, cioè che dicono vabbè, il mercato c'è, è così, non ce ne frega niente. Ma norme basilari come possono essere il DURC, il rispetto dei segni nei mercati, il rispetto importante di chi è dietro i banchi, cioè siamo arrivati a un punto che veramente è diventato il mercato è proprio degradante. Maggiori controlli e tutela di chi lavora secondo le regole? Sì, secondo me sì. Maggiori controlli, cosa che noi abbiamo chiesto spesso, ma sembra quasi che sia una cosa, cioè sembra che faccia anche comodo a volte alle amministrazioni lasciare tutto così. È stato il chiostro del Palazzo Comunale ad Arezzo ad ospitare la 28ª edizione della cerimonia di premiazione dei giostratori, l'evento che celebra i cavalieri protagonisti delle edizioni 2022 della giostra del Saracino e delle prove generali. Nel corso della cerimonia sono state annunciate le intitolazioni delle prove generali 2023 e delle dediche delle Lance d'Oro nelle 2 edizioni di quest'anno. Poi, come al solito, sono stati mostrati i tabelloni con tutti i punteggi delle giostre 2022. Questa era la ripartenza per questa manifestazione, perché lo scorso anno l'avevamo fatta mai in formato ridotto, senza utilizzare costumi, perché eravamo ancora nella pandemia, e quindi questa è davvero si riaccende davvero la luce, e quindi ci aspetta un 2023 a trazione integrale, direbbe qualcuno, cioè assolutamente secondo protocolli e secondo i palinsesti che ci siamo fissati. Abbiamo per quest'anno scelto di recuperare 2 intitolazioni per le prove generali, che erano 2 intitolazioni che provenivano dal 2020, cioè con l'annullamento delle giostre precedenti, perché sono 2 nominativi, Ricciarini e Dini, che davvero se lo meritavano. Noi sfruttiamo tutti gli asset che abbiamo e, ripeto, la giostra è una di queste, non va snaturata, non va venduta, ma va promossa come strumento proprio per far conoscere la nostra città, così come facciamo con la fiera, ripeto, con tutte le nostre manifestazioni di punta, che sono uno strumento di promozione della città enorme.
oggi riceviamo ufficialmente la bandiera della città dell'olio. Castiglion Fibocchi diventerà città dell'olio. È stata consegnata la bandiera dell'associazione al comune, che entra così a far parte della grande rete che raccoglie 437 enti pubblici impegnati nella promozione dell'olio extravergine di oliva e nella valorizzazione del patrimonio olivicolo italiano. Noi come rete siamo ormai 450 città in tutta Italia. Crediamo fortemente che l'olivicoltura e la cultura olivicola possa diventare un'opportunità per la rinascita di territori e delle aree interne attraverso forme di legate al turismo, dell'olio, che è una, diciamo, sì, una nuova forma di scoperta dei territori attraverso la chiave appunto della civiltà olivicola, ma anche per recuperare un paesaggio, un'olivicoltura che sta via via che sta per essere abbandonata a favore appunto di altre tipologie di culture agricole che non hanno il valore importante quale appunto è l'olivicoltura italiana. Quindi crediamo che tutto questo impegno che noi stiamo mettendo, e grazie appunto all'adesione anche di realtà come Castiglion Fibocchi, debba servire a questo. Noi bisogna riportare, dar forza a questa identità culturale per permettere poi di una crescita sostenibile dei territori in cui noi viviamo. Castiglion Fibocchi è il 56esimo comune della Toscana ad aderire alla rete. È importante questo per la promozione del nostro territorio, delle nostre tante importanti aziende agricole che sono all'interno del territorio di Castiglion Fibocchi, e questo è lo scopo principalmente anche dell'Associazione Nazionale dell'Olio, nata nel 1994, la tutela e la promozione della cultura dell'olio e anche dei territori che ospitano appunto l'agricoltura e il mantenimento dell'olivo. Uno dei punti di forza su cui programmare anche politiche legate al turismo, legate all'agricoltura e alla valorizzazione dei prodotti del territorio. L'olio extravergine di oliva è il fondamento della cultura e della gastronomia italiana e in particolare toscana. Gli olivi furono collocati in alcune zone geografiche, compresa la zona di Castiglion Fibocchi e tutta la via della Sette Ponti, per decisione del Granduca Pietro Leopoldo, perché in questi luoghi l'olivo veniva bene e l'olio prodotto era eccellente, così nei secoli, così è oggi. Pronto? Pronto, la segretaria di Sua Signoria Tracchi. Chi? Tracchi, che come Torino, L come Roma, A come ancora, due volte Catanzaro, H come Honduras, Hotel, Omelette. Quante H ci sono, scusa? Joelle Dix, l'attrice cortonese Valentina Cardinali, sul palco del Signorelli a Cortona in La corsa dietro il vento di Dino Buzzati. Scrittore bellunese che Joelle Dix ama fin dall'adolescenza e a cui l'attore milanese dedica questo spettacolo. E Dino Buzzati è stato un grande scrittore che io ho amato fin da quando ero ragazzo. La letteratura a teatro di qualità è sorprendente perché unisce il suo potenziale immaginifico, profondo, spettacolare anche, al linguaggio del teatro, che a sua volta ha la capacità di far superare le barriere del tempo e dello spazio. E quindi direi che abbiamo costruito una miscela molto positiva, ed è una sfida che direi abbiamo vinto, perché il pubblico è molto felice di assistere a questo spettacolo, a volte addirittura sorpreso, perché non tutti conoscono Buzzati come si dovrebbe, perché è un grande scrittore italiano ma non è considerato ancora un classico. Quindi nel nostro piccolo facciamo questa opera di rivalutazione, se possibile, anche se è chiaro, è già considerato un grande, però è ancora più grande di quanto non si pensi. Attingendo al ricchissimo forziere dei racconti, Joelle Dix compone un variegato mosaico di personaggi, vicende umane strabilianti. Scomodo, ecco, ma abbiamo dei doveri, le tradizioni, il prestigio della casa. Ottavio, che bravo, se non ci fossi tu. Ce ne sarebbe un altro. Voi vi aspettate che io parli? Ma perché dovrei parlare? Io sono qui perché è il mio turno, solo per questo. Io non ho nessuna intenzione di commuovervi. Io non sono innocente.
Io non voglio rivedere la mia famiglia. Ma soprattutto io non voglio uscire di qui. Perché in questo penitenziario io vivo felice. Sì, felice. 200 maschere barocche nel borgo medievale aretino di Castiglion Fibocchi. Torna così il Carnevale dei Figli di Bocco che nel 2023 festeggia la sua 26esima edizione. Si parte sabato 4 febbraio con Aspettando i Figli di Bocco, si prosegue poi domenica 5 e sabato 11 con la chiusura prevista domenica 12 febbraio con il tradizionale corteo che percorrerà le vie del centro storico, 4 giornate di sfilate e divertimento per una festa dal sapore veneziano. Assolutamente sì, i castiglionesi sono pronti, gli ultimi ritocchi per dare inizio al Gran Carnevale dei Figli di Bocco. Domenica 5 e domenica 12 aspettiamo tutti i visitatori. Il Carnevale dei Figli di Bocco è dedicato quest'anno a Pietro Vannucci, detto il Perugino, a 500 anni dalla sua scomparsa. Ma non solo carnevale, tanti gli eventi in calendario per queste 4 giornate di magia senza tempo per le strade di Castiglion Fibocchi. Torna anche il concorso fotografico. Invito tutti gli appassionati di fotografia di venire al Carnevale dei Figli di Bocco, di partecipare al concorso fotografico. Verrà svelato l'argomento quindi di quest'anno e tutti possono veramente partecipare e tentare di vincere uno dei primi 3 premi. Concorso internazionale Piero della Francesca, 9ª edizione. Si danza sulle punte e tutto questo domenica. Domenica finalmente si ritorna dopo un anno, si ritorna al Teatro Petrarca con la 9ª edizione del concorso internazionale Piero della Francesca, con tante novità. Anche quest'anno abbiamo il teatro già praticamente pieno e l'affluenza delle scuole è stata importante e con loro ovviamente gli allievi che quest'anno tra l'altro abbiamo un forte aumento di giovani dai 18 anni in su nella categoria pre-professional. Quindi c'è anche un'attenzione particolare alla giuria che noi abbiamo selezionato. E sono tanti ragazzi, sono tanti accompagnatori, penso che sarà una bella giornata di intensa, però sarà veramente emozionante. Alibi noi non abbiamo mai cercato né voluti, no, niente alibi, ma l'incontro va sempre bene, c'è la proprietà che dalle sue direttive, come giusto che sia, è la proprietà, è il suo dovere e diritto farlo. Ma direi è andato bene, tutto sommato è stato un buon incontro sicuramente. Evidentemente la risposta potrebbe essere non siamo forti come qualcuno crede. Io all'inizio dell'anno mi ricordo quando le vincevamo tutte, dicevo state buoni, calma, dobbiamo migliorare, evidentemente non siamo migliorati abbastanza, però faccio notare ci sono anche gli avversari, sempre e comunque. In questo campionato faccio ancora notare che tantissime volte le squadre del nostro girone, ultimamente sempre, le squadre sono partite a favore del pronostico e non hanno mai vinto. Speriamo di essere noi a sfatare questa cosa. Non credo io, la cosa che sicuramente sono pronto a mettere la mano sul fuoco, come si dice, è dell'abnegazione dei ragazzi, dell'impegno, della volontà di mettere tutto quello che ci hanno per vincere. La risposta forse è l'altra, ho detto, che ci sono anche gli avversari e è una squadra che se la mette sul piano del gioco, su un terreno adatto, non è seconda a nessuno in questo campionato e lo abbiamo dimostrato, vedi anche a Stagnaio, vedi Cavorrano, mentre se la partita va su altre cose, tipo lotta, guerra, palla alta, Arias Tamburello è molto 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 meno brava. Questo è un campionato difficile anche per questo motivo. Primo perché ne vince una sola, e quando un campionato vince una sola non c'è difficile. Secondo perché le condizioni per giocare in calcio non ci sono più le volte non ci sono e quelle ci sono. E comunque noi siamo sempre lì. Siamo sempre lì. Facevo notare il presidente l'anno scorso questi tempi poteva andare via tutti. E noi siamo sempre lì. E con 13 giornate a giocare è lunga ancora.
ancora non hanno vinto Pianese e Poggibonsi, ancora non hanno vinto. Tra l'altro siamo direi anche sono l'unica tre che lo possano vincere a questo punto, penso, no? Più o meno. Però sia Pianese che Caporano ancora, e Poggibonsi ancora non hanno vinto, lo siamo sempre lì, con tutti i nostri difetti. Non possiamo andare in difficoltà con le pallonate delle squadre avversarie dal portiere loro, ecco. Abbiamo cercato una settimana di migliorare questa cosa lì, vediamo domani se si verifica questa cosa lì di migliorare, non può, capito? Perché dire che questo è un campionato talmente di sopra? A loro gli portavo proprio questo esempio, vedevo Inter-Atalanta, l'Atalanta non riusciva a uscire, non ci fu nemmeno una volta e tirò una pallonata a caso là davanti. Di calcio vero, qui il calcio vero purtroppo, vedi molte volte il tamburello come domenica scorsa, e se è il tamburello non siamo bravi, questo è appurato. Vediamo però se il tamburello, vediamo di essere bravi a non prendere gol, ecco, sul tamburello, non sarebbe di già poco. Trovavo sì anche all'andata, ma non mi ricordo due passaggi di fila in centro di campo anche all'andata, capito? Ecco perché bisogna migliorare su queste pallonate, su questi lanci, sulla nostra ultima linea, così. Vai, mando la palla là. Che se lo facciamo noi, vero? Si dà sempre la palla agli altri. No, noi non lo vogliamo fare né siamo bravi a farlo.